ma i muletti che interessava le robe, però. Buonasera, buonasera a tutti, benvenuti, secondo appuntamento del pomeriggio in diretta dalla pista di pattinaggio in piazza Pontarosso, una pista di pattinaggio completamente sold out, come vedete da dietro le mie spalle. Con noi un mio amico di Triste Caffè, Maurizio Marzi. Buonasera, buonasera a tutti. Maurizio, partiamo subito, un 2023 eccellente per i trasporti. Beh, allora, un 2023 molto migliore del 22, del 21, del 20, perché chiaramente siamo usciti dal periodo Covid, post-Covid, e pian piano anche i più riottosi stanno tornando a prendere l'autobus. Quindi stiamo tornando ai numeri pre-Covid. 2024, come lo vedi? Dobbiamo essere ottimisti, nel 2024 ci saranno grosse novità, a partire dall'arrivo a Trieste dei primi autobus elettrici, quindi abitueremo i nostri utenti, ma tutti i cittadini, a vedere girare per la città questi, chiamiamoli, giganti silenziosi che non inquinano, e un grosso sforzo per la Trieste Trasporti. Economico, grazie al sostegno della regione e Friuli Venezia Giulia, ma anche infrastrutturale, tecnico operativo, procedurale, perché si è trattato di una gara molto molto importante. Piccolo problema tecnico al microfono, abbiamo sistemato tutto, ora si sente perfettamente. Okay. Invece il presidente benissimo. Ah, quindi si è sentito, va bene. Presidente, dietro di noi abbiamo tantissimi giovani, giovanissimi. Ovviamente non rappresentano dal punto di vista della clientela una percentuale molto importante, perché tantissimi utilizzano i mezzi pubblici per frequentare, andare a scuola e tornare a casa. Enorme. Cioè il trasporto pubblico locale gira intorno alle scuole. Perché le famiglie che hanno figli, sanno, girano intorno all'anno scolastico dei figli, ovviamente, e noi dietro. Quindi il trasporto è in gran parte attrezzato, organizzato intorno a loro, intorno ai ragazzi che mandiamo a scuola. Io dico sempre una cosa, non se ne parla, ma centinaia, migliaia di famiglie affidano i loro figli, anche più piccoli di questi, al trasporto pubblico locale. Noi con responsabilità li prendiamo in carico, li portiamo a scuola, li portiamo in palestra, li portiamo alle attività pomeridiane, cercando di offrire i massimi standard di sicurezza che possiamo e riusciamo a dare. Non soltanto appunto qualità, ma anche diciamo prezzi competitivi, perché c'è l'abbonamento scolastico, l'abbonamento famiglia, quindi oltre a un grande servizio di qualità, anche sui prezzi dei trasporti è molto competitiva, proprio per questo aiuto che viene dato alle scuole e alle famiglie. Esattamente, per questo dobbiamo ringraziare la Regione, che ha permesso importanti sconti per le famiglie, e che fra l'altro anche aumentano con il numero di figli. Quindi anche quindi a sostegno. Fate tanti figli. Sì, questo come principio generale, come principio generale. Questi ragazzi sono ancora molto giovani, non usano il servizio notturno, che è stato anche un servizio pensato per ragazzi un po' più grandi di loro che vanno all'università, però è una sperimentazione di questo sistema su chiamata che forse magari un domani potrà essere utilizzato per ragazzi anche più giovani. Vediamo come va. Nel frattempo poi saranno cresciuti, utilizzeranno anche loro il servizio notturno. Ed era qua che volevo arrivare, Maurizio. Hola. Servizio notturno che abbiamo avuto modo di sperimentare grazie alla simpatia e alla professionalità di Maurizio Marzi. Infatti siamo andati su un bus a mezzanotte, quindi possiamo dire che non era finta il buio era vero. Avete fatto i cronisti, cioè quelli che vanno sul territorio a vedere, ma lo fate sempre voi, a vedere cosa succede e come succede. E avete visto insieme a me che è un servizio utile, è un servizio che sta avendo un successo che va oltre le aspettative, e siamo ai primi mesi perché è appena iniziato, contiamo di consolidarlo e vediamo se i prossimi anni e le cose andranno così, forse anche a potenziarlo. Ecco, ovviamente abbiamo visto soprattutto i sabati funzionava e anche i mercoledì universitari. Appunto, sono servizi che sono costruiti intorno all'utente. In questo caso l'utente medio e lo studente universitario fuori sede, ce ne sono sempre di più per fortuna,
perché l'Università di Trieste è sempre più richiesta di un'eccellenza. E è un servizio che è stato chiesto dagli studenti universitari ed è stato organizzato grazie anche alla collaborazione del professor Longo dell'Università di Trieste intorno alle loro esigenze, sia come orari, come giornate, il mercoledì, che ci sono le cosiddette feste universitarie, il venerdì e il sabato, e sia come tragitti. Abbiamo chiesto agli studenti di Trieste quali erano, quali sono le zone che loro utilizzano di più come residenza tendenzialmente, e su queste zone abbiamo costruito il servizio. Ecco, una novità che c'è stata è stata la chiamata, così, la fermata nuova in Porto Vecchio, in prossimità della discoteca. Come è nata questa idea e come sta andando? Se pensate appunto in queste particolari zone, ovviamente come dicevi anche tu, Presidente, di fulcro notturno di luoghi, magari di fare diventare delle fermate quasi definitive notturne. Beh, questo è un esempio della enorme elasticità del servizio e anche lo sforzo che l'azienda fa per essere così elastica, perché non è semplice. Cioè quello di rispondere con immediatezza alle esigenze della città. Quando hanno chiuso la stazione marittima alle feste notturne universitarie per dedicarla ad altro, gli organizzatori sono spostati in Porto Vecchio e quindi c'è stata l'esigenza di portare e riportare poi a casa e migliaia di persone le sere in cui ci sono questi eventi, che sono eventi di grande successo fra i ragazzi. E anche là, in accordo con il gestore, siamo riusciti in tempi brevissimi a organizzare il trasporto e organizzare un servizio notturno dedicato che vada esattamente in Porto Vecchio, là dove vengono svolte queste feste notturne, nei giorni proprio in cui vengono svolte. E il successo c'è stato anche in questo caso, Presidente? Sì, moltissimo, moltissimo. Questa è una cosa sinergica, è un successo per l'azienda, è un successo per chi organizza le cose, perché chiaramente c'è anche una pubblicità incrociata, noi facciamo pubblicità a loro, loro fanno pubblicità a noi, e questo permette ai ragazzi di utilizzarli. Io sono andato proprio quella sera, la sera inaugurale, a fare un giro e ho visto il successo che ha avuto quei ragazzi, erano studenti universitari. Sì. Ecco, proprio su questo, Presidente, parlavamo, no, del fatto che le feste sono spostate dal Molo Quarto in stazione, in centro congressi in Porto Vecchio. Perché il Molo Quarto da gennaio, come diceva l'assessore Lodi, i tempi sono perfetti, da metà gennaio ci saranno appunto la Corsi e le scuole della Corsi che verranno trasferite proprio in loco per i lavori di ripulizione della scuola, e potrebbe addirittura esserci, diceva l'assessore, che stante la struttura già operativa potrebbe essere utilizzato anche per altre scuole in futuro. Su questo, il Molo Quarto, avete previsto delle fermate particolari proprio per via di questo cambiamento alla circolazione dalla Corsi a Molo Quarto? No, su questo no, perché il Molo Quarto ha già una forma di servizio importante, che è tutto quello che si ferma là della stazione, che è un hub centrale per noi, molto ben servito e quindi è già un punto nodale di traffico di persone. Abbiamo sostenuto invece con un importante sforzo di mezzi e di personale l'altro trasferimento dei ragazzi della Sauro Spaccini. Là il comune ci ha chiesto, l'azienda ha messo a disposizione i mezzi per fare delle corse speciali che ogni mattina tirano sui bambini in Piazza Venezia e poi li portano nelle scuole. È un servizio delicato perché i bambini sono molto piccoli, quindi devono essere accompagnati dai genitori, e c'è tutta una struttura organizzata dal Comune di Trieste in collaborazione con noi per portare i bambini in sicurezza nelle loro sedi distaccate per il momento. Quindi ancora una volta la dimostrazione che l'azienda è a disposizione del comune, della città, ma anche degli imprenditori privati quando serve per motivi di trasporto pubblico, per cercare di rispondere in maniera veloce ed elastica alle diverse esigenze. Ritroveremo Maurizio Marzi ancora una volta, il Presidente, prima delle vacanze di Natale. Dunque la domanda finale sarà il trade union rispetto a quella con cui inizieremo la prossima trasmissione. Trieste Trasporti non va neanche in ferie a Natale, Capodanno, Epifania, festività sempre operativi, per cui i triestini potranno tranquillamente venire in centro, in città, per i regali, per i festeggiamenti, per tutte le festività, perché il servizio sarà sempre diciamo operativo. Ti ringrazio per questa domanda, perché mi dà l'occasione per ringraziare
e in particolare i conducenti della Trieste Trasporti, che fanno un lavoro difficile, che come dicevi non conosce ferie, non conosce domeniche, non conosce estate, non conosce Ferragosto, non conosce Natale, ed è un sacrificio per chi ha una famiglia ovviamente che lo aspetta a casa, e quindi noi dobbiamo essere grati a tutti questi lavoratori che permettono con i loro sacrifici di tenere in piedi un servizio che serve a tutti. Quindi un mio ringraziamento personale a loro, conosco la loro fatica, conosco il disagio, insieme lavoriamo per cercare di alleviarlo nei limiti di un servizio che comunque è essenziale, pubblico e deve essere garantito. Benissimo Presidente, noi ti ringraziamo moltissimo per questa prima panoramica di dicembre con te sulla splendida famiglia di teletrasporti, insomma, amatissima dai triestini. Come tutte le famiglie, cioè, ha tanti problemi, però c'è la volontà di risolverli. Per cui benissimo, quindi troveremo prima di Natale il Presidente anche per fare gli auguri tra i trasporti. Salutiamo e ringraziamo Francesco Viviani per averci seguito da dietro le quinte. Un saluto a tutti, buon lavoro Presidente e arrivederci. Arrivederci a tutti.